E bella a tutti ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video. Come molto probabilmente avrete capito dal titolo di questo video, quest'oggi andrò a reagire al trailer dei nuovi giochi Pokémon, ovvero di Diamante Lucente e Perla Splendente. Questo faccio giusto un piccolo excursus. Il mio primo gioco Pokémon in assoluto è stato Pokémon Mystery Dungeon e Squadra Blu. Però poi, diciamo, gioco vero e proprio Pokémon, nel senso allenatore che allena i propri Pokémon, è stato Pokémon Platino. E quindi, diciamo, giochi di quarta generazione sono più o meno, diciamo, è stato. La quarta generazione è stata la mia prima generazione alla quale ho giocato e quindi diciamo non già l'anno scorso non vedevo l'ora che facessero il remake di questo gioco. Non ho letto giusto qualche altra notizia, diciamo, di come sarà strutturato il gioco, quindi sarà semplicemente il vecchio gioco rifatto con la grafica. Speravo in un seguito, quindi Diamante e Perla 2, come hanno fatto con Nero e Bianco, che hanno fatto uscire prima il primo, poi l'anno dopo hanno fatto uscire il 2, ma in verità, diciamo, anche così potrebbe pure andare bene, sperando che il gioco sarà veramente veramente bello. Spero per molti aspetti che non fanno, diciamo, pecionate come hanno fatto con altri giochi, e anche perché hanno, da quanto ho letto, hanno fatto terze parti, quindi un'altra azienda che diciamo, fino a, non c'entrava niente con i Pokémon, ha fatto il remake del gioco, quindi spero che l'abbiano fatto decente. E quindi detto questo, andiamo con la sigla e poi subito dopo con la reaction al trailer. Prima di iniziare con la visualizzazione del video, giusto una piccola precisazione: io ancora non l'ho mai visto, ho solo letto qualche notizia sui siti ufficiali su come sarà il gioco. Quindi, a parte questo, non ho visto nulla. Quindi, possiamo partire. Logo da Nintendo Switch, il primo Game Boy, il primo Nintendo DS, che nel 2007 appunto era i giochi del Piplup, Turtwig e Charmander, i nostri amati starter di quarta generazione. Ok, rivive avventure sotto una nuova luce, quindi bella questa grafica, mi piace. Che poi da notare che a Lucinda hanno messo la Nintendo Switch, mentre prima, se non ricordo male, c'era anche lui, quindi la vecchia, diciamo, chi ha giocato, che ha cominciato a giocare poi con qualcosa di Nintendo in quel periodo, conosce perfettamente lo stile. Questa per i figuri, quindi per più fiorito devo mettere la Nintendo. Pure la lotta mi piace che l'hanno fatta come gli ultimi giochi di generazione, questa cosa da cattura mi piace. Perché pure bene come la cava dei mineropoli fatta in questo modo mi piace veramente un sacco. Pure la neve, la parte delle neve pure mi piace. Belli i sotterranei fatti così, sono contento che l'hanno
sono rimasti perché sono veramente veramente belli. Ok, diciamo giusto qualche lotta, quella per far vedere le mosse. Ok, diamante splendente, e ora immagino il logo lì per, no, diamante lucente e perla splendente a fine 2021, e giochi appunto sono ancora soggetti a variazione perché sono in fase di sviluppo. Ovviamente uscirà per Nintendo Switch, come giustamente giusto che sia, dato che è quella la console di questo periodo. Impressioni. Allora, graficamente mi è piaciuto. È vero, ci stanno su alcune cose, potevano migliorarla, perché diciamo più che altro io avrei aggiunto anche il remake di Platino, per il semplice motivo che, diciamo, a parte la zona del mondo distorto, che diciamo a parte qualche piccola variazione come tipo il mondo distorto, che in Platino si fa nel momento in cui, e cioè prima di andare a battere Corrado il Super 4, quindi si va sulla vetta lancia, e da lì invece di catturare Dialga o Palkia si va a catturare Giratina nel mondo distorto, e diciamo le leggere modifiche della storia. Però in Platino è diversa la stagione. Ad esempio, già dal trailer abbiamo visto la parte iniziale, come è giusto che sia, in Diamante e Perla, che ha due foglie, diciamo, la città in cui si riparte con l'avventura, sia c'è il sole, mentre in Platino c'è la neve. Quindi, diciamo, varia leggermente dal punto di vista grafico. E quindi, diciamo, un remake anche di Platino, a parer mio, non potrebbe essere più che ottimo. Ora invece andiamo sul secondo trailer a cui quest'oggi andrò a fare la reazione, perché insieme al remake di Diamante e Perla uscirà un nuovo gioco, sempre Pokémon. Questo non, diciamo, mentre i remake di Diamante e Perla usciranno a fine del 2021, questo gioco Pokémon non si sa preciso il per, cioè, non si sa se riusciranno a farlo uscire insieme a questi due remake. Probabilmente uscirà inizio 2022, quindi slittato di un paio di mesi rispetto a Diamante Lucente e Perla Splendente. Qualcuno di voi già avrà capito di quale gioco sto parlando. Per chi non ha capito, lo dico subito, ed è Pokémon Legends Arceus, che è un nuovo gioco. E secondo me, diciamo, questo ho visto giusto i primi secondi, i primi 10-15 secondi del trailer, e già da questi 10-15 secondi me ne sono innamorato, e quindi direi di subito. Allora, This partiamo is a tale dalla from a scrivania long, con due long time Pokéball ago, sopra when the e un Sinnoh region was quaderno. still only a Quindi vast prendetevi a raccontare wilderness. la storia. Ok, A certain village bustled with the fa comings and vedere dei goings of disegni in people, cui un Piplup, while in the mountains ok, and tanti seas, Piplup, anzi Pokémon sono due, roamed as they pleased. e un monte, che penso sia il Monte Corona, perché visto che hanno fatto i remake di quarta gen, penso siano quelli. Bidoff, la parte della grafica di questo gioco, ecco, io sono arrivato più o meno qui a vederlo. La parte grafica di questo gioco è veramente veramente bella, anche per quanto riguarda i vestiti. La giocabilità è veramente veramente bella, perché assomiglia quasi alla Pizzamon, da quanto sto vedendo, perché sei tu che lanci la Pokéball, quindi non dai comandi, cioè in modo più
sembra quasi come se stessi giocando su me stesso. Spero tanto che lo porteranno anche in War Mode. Ok, altri Pokémon, ne ho sciolto il sindaco di quell'altro che non ricordo. Come Daphne, come si chiami? Ora vediamo cosa succede. Ok, nebbia. Eccolo, eccolo. Il Pokémon che adoro di più. Anche uno dei Pokémon che adoro di più adesso. Che per me è un inferno. Quindi è un Pokémon emergenza adesso. Devo mettere il trailer. Mi è infatti inizio 2022, quindi sembrerebbe che l'hanno hanno ufficializzato la sua uscita nel 2022. Beh, che dire, questo devo ammettere che è veramente, veramente bello come grafica il gioco. E devo... non vedo l'ora che escano, così no, ammetto di non avere ancora la Nintendo Switch, però spero di riuscire a prenderne una presto, così da poter giocare subito appena avrò possibilità a questi titoli. Quindi... in verità non vedo l'ora, perché devo ammettere che a parer mio almeno dai trailer sembrano fatti veramente bene. E Pokémon Legends Arceus sembra graficamente è fatto meglio, decisamente meglio, ma per il semplice motivo perché per il quale è stato fatto da Nintendo, quindi dei produttori che hanno sempre prodotto i Pokémon e quindi hanno sempre un qualcosa per un punto di partenza da migliorare, quindi hanno ripreso gli ultimi e li hanno migliorato, li hanno migliorati dal punto di vista grafico e da lì hanno costruito il gioco, mentre per Perla e Diamante hanno fatto, avendolo, sono rimasti costanti agli ultimi a livello degli ultimi titoli Pokémon che sono usciti. Però detto questo, sono veramente veramente contento di questi giochi, non vedevo l'ora. Spero che faranno anche il remake di Platinum, magari uscirà l'anno prossimo, come un po' hanno fatto ai tempi sempre con Diamante, Perla e Platino, che Platino uscirà un anno dopo rispetto a Diamante e Perla. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra. E mi raccomando, lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.